Adesso c'è un vero e proprio rebus da decifrare in attacco per Zeman. Dopo la partenza di Tommasini direzione Monopoli, domenica contro l'Arezzo alle 18.30, il tecnico boemo avrà a disposizione solo Cuppone e Vergani come riferimenti centrali, con il primo favorito per una maglia da titolare nel tridente con Merola e Cangiano. Nel frattempo Dell'Icarri sta lavorando sul mercato alla ricerca del nuovo attaccante. Sul taccuino del DS biancazzurro è finito l'olandese Miss Rijks dell'Utrecht Under 21, il cui costo è elevato ma non impossibile per le casse pescaresi. In alternativa sondato il terreno per l'attaccante della Juventus Next Gen da Grasa e per il ritorno di Marco delle Monache. Per l'esterno ora in forza alla Sampdoria la trattativa è complessa, ma alle condizioni giuste un tentativo a fine mercato potrebbe essere fatto. Oltre all'attacco per la trasferta toscana, Zeman dovrà sciogliere gli ultimi dubbi anche in difesa. Solito ballottaggio per i terzini, con Floriano e Milano in vantaggio su Pierno e Moruzzi e con Mesic e Di Pasquale che si contendono una maglia per affiancare Brosco. A centrocampo dovrebbe essere sicuro della titolarità Aloy, ma si aspettano ancora rinforzi nel ruolo di play mezzala. Meazzi dell'Entella è il nome nuovo seguito da Dell'Icarri, rimangono vive le piste Girelli e Siega, mentre il sogno è Lonardi del Südtirol. Domenica alle 20.45 tornerà in campo anche il Pineto, che cerca la prima vittoria dell'anno al Mariani Pavone contro l'Ancona. A Maulo ha provato a centrocampo il neoacquisto Daniel Sannipoli. L'ex Avellino si giocherà una maglia da titolare con l'altro nuovo arrivato Denis Manu, mentre va verso la conferma dal primo minuto Germinario. Nel classico 3-5-2 di Amaulo potrebbe essere riproposto in blocco il terzetto difensivo con Villa De Santis in grosso. Dubbi sugli esterni, visto anche il rientro dalla squalifica di Baggi. In avanti, senza Volpicelli squalificato, dovrebbe partire titolare la coppia Shakir-Gambale, con Giambè pronto a subentrare in corsa.